Benati, da Valeria Benati, Angelo Baiguini, Emiliano Geppetti e Simone Leonardi. Buongiorno, ben ritrovati. Allora, parliamo questa mattina della Bella e la Bestia, perché sta veramente riscuotendo un successo incredibile al Teatro Nazionale. Lavorate come i pazzi? Come i pazzi, come dei limoni spremuti. Repliche su repliche, pomeridiane, serali, fate sì. Qualsiasi cosa. 8 spettacoli a settimana, dal 2 ottobre, andiamo avanti finché ce n'è. A oltranza. Esatto. Beh, vi siete fermati, dicevate prima, soltanto 2 giorni, vi siete presi delle vacanze per la gioia dei sostituti, perché in tutti gli spettacoli esiste un sostituto dei personaggi principali, sì, che dietro le quinte gufano, esatto, il loro mestiere è gufare. Per evitare che ci segassero le gambe, abbiamo detto vabbè, andiamo in ferie a un certo punto, così diamo delle soddisfazioni. Sì, perché sennò poverini, sempre lì aspettare che vi ammaliate non è bello. Abbiamo preso iniziativa personale. Esatto. Allora, cerchiamo di far capire a chi non avesse per caso mai visto né il cartone animato e nello spettacolo chi siete voi due, che secondo me due dei personaggi meglio scritti e più divertenti dello spettacolo. Grazie. Modestamente. Bontà tua. Poi voi due, devo dire, li interpretate in maniera esemplare. Egregia. Questo è vero. Allora, Dindon e Lumière, quando Belle arriva al castello della bestia, sono questi due umani trasformati in oggetti dall'incantesimo. Ex umani, sì, perché ormai la storia lo sai, no? Cioè, questo incantesimo e noi siamo destinati a rimanere oggetti a vita, in teoria. Quindi uno è un portalampade, un portacandele, l'altro è una pendola. Una pendola, spignola e testarda, dicono, ma questa è una definizione. E nemmeno digitale, penso. Esterno, no, infatti, ho chiesto se ci potevano essere i digitali, ma mi hanno detto di no. E infatti hai una molla a un certo punto che ti spunta dietro per ricaricare la famosa la chiavetta. Esatto. Esattamente, esatto. Beh, comunque, dunque, il nostro aim, diciamo, il nostro scopo, per questo non si può parlare di personaggi secondari, ma forse di comprimari, perché tutti in questo spettacolo vogliamo fortemente qualcosa. Esatto. In questo caso noi vogliamo ritornare umani. Certo. La nostra missione, per questo lo spettacolo è così forte, perché tutti dentro al castello, e siamo in tanti, c'è un comò, c'è uno scopino, e meraviglioso. C'è anche le ragazze, devo dire, che fanno questi babette splendide. Esatto, la Alice Mistroni, la vogliamo ricordare. Esatto. E poi anche i tovaglioli, ci sono creature fatate proprio che escono, tappeti, piatti che si illuminano, servizi di Limoges, e tutti questi vogliono la stessa cosa, cioè tornare umani. Quindi esatto, se l'aim è così forte, se lo scopo di ogni personaggio è così forte, è chiaro che lo spettacolo ne gode, e per questo piace tanto alla gente. Una domanda tecnica: quanto ci impiegate a vestirvi, a truccarvi? Trucco mezz'ora, 40 minuti più la vestizione. Perché siamo diventati bravi. Perché all'inizio era una tragedia arrivare in tempo. Certo. Esatto. E il peso dei costumi, perché comunque vabbè, forse per te no, perché comunque sei con un costume, però devi stare tutto il tempo, esatto, con le braccia alzate. Sì, da portare sono circa 2,5 kg l'una. In più c'è questa giacca che in realtà è un po' costrittiva, e non, soprattutto per l'emissione canora, non è così ideale. No, non, insomma, è perfetta. No. E lui poi invece c'ha questo devo zaino. Dire una cosa proprio a favore del mio, sì, collega, no. Ha dei sostituti bravissimi, è veramente molto molto bravi, però no, c'è una cosa che è un suo marchio di fabbrica. C'è un momento in cui Lumière è costretto a rimanere proprio con le braccia alzate, no? Ok? Quindi perché c'è una controscena che noi fissiamo, no? Mentre ci sono la Bella e la Bestia che leggono in e quindi rimette fermi in posizione. Lui, il mio esimio collega Geppetti, rimane effettivamente fermo in posizione. Gli altri due tendenzialmente si sciolgono come, ma come la tua cuffia in questo momento? Ma la cuffia la porti così perché non ti vuoi spettinare o perché è moscia la cuffia? Come l'hai capito? Va bene, ascoltiamo una canzone, poi vi daremo un esempio, proprio faremo un pezzo dello spettacolo La Bella e la Bestia, visto che abbiamo qui Lumière e Dindon. Sarà un piacere. Nessuno di NEF a mezzogiorno e 20, abbiamo il piacere di ospitare Emiliano Geppetti e Simone Leonardi, rispettivamente Lumière e Dindon dalla Bella e la Bestia. Sì, esatto. Yes. Qui, buongiorno, siamo buongiorno. Pronti. Avete mai pensato di fare la radio? Ma tendenzialmente no, nel senso così. Vabbè, perché ci è un provino questo, cioè, no? Esatto, okay. Guarda, potrebbe esserlo, attenzione. Vogliamo provare. Avete detto fuori onda che siete degli operai del teatro, del cinema, insomma, personaggi
che a volte stanno anche un po' nascosti, come noi d'altronde, che siamo sostanzialmente delle voci, per cui potreste entrare a far parte del nostro gruppo di amici che amano l'arte, l'intrattenimento. Per esempio, io passo benissimo lo scopettone. Io servo il caffè in maniera, come dire, unica. Eccelsa. Allora, proviamo a fare un radiodramma. Una volta si usava, la radio veniva usata soprattutto per raccontare delle storie. E che, attenzione. Scena quinta, l'interno del castello. Aspetta, già da ridere. Già partiamo male. Allora, Dindon e Lumière entrano nel bel mezzo di una disputa. Non potevamo starcene tranquilli, vero? Dovevamo proprio invitarlo a restare, no? Servirgli il tè, farlo accomodare sulla sedia del padrone. Cercavo solo di essere ospitale. Sciocchezze! Non sa che dire. Oh, Dindon, come puoi condannarmi? Tentavo solo di conservare quel poco di umanità che ci rimane. Guardaci e guardati. E Dindon realizza che è grasso. Perché? Che c'è di strano in me? Oh, tu sei sempre stato insofferente, ma negli ultimi tempi stai diventando di giorno in giorno un po' più inflessibile, maniacale. Come se ti mancasse qualche rotella! Ti prego, risparmiami le tue stupide battute di spirito. Del resto non siamo poi così tanto diversi dagli altri. Hai visto cos'è successo a Michelle? Era troppo vanitosa. Passava tutto il giorno davanti allo specchio e guarda che cosa è diventata. Una specchiera? Adesso avrà tutto il tempo per riflettere. E il povero Jean-Claude? Chi? Non ricorda ed è grave. Jean-Claude, ma come non ti ricordi? Non troppo sveglio, testardo com'è? Come un mulo. Quasi, un muro. Jean-Claude è diventato un muro? Il muro della cucina? Dietro ai fornelli? è presente Guillaume, il garzone. Quel piccolo ruffiano ipocrita non mi è mai piaciuto. È sempre lì che striscia i piedi del padrone. Strisciava? È diventato uno serbino? Perfetto! E improvvisamente la cosa cambia. Ad alcuni succede più rapidamente che ad altri, e anche noi non ne siamo esenti. Piano piano, ma inesorabilmente diventiamo sempre più oggetti. Ma perché dobbiamo subire tutti questi incantesimi? Non siamo stati noi a cacciare quella povera mendicante? No, ma non siamo forse anche noi responsabili? Non abbiamo contribuito a renderlo così com'è? Sì, sì, suppongo di sì. Ah, l'unica cosa certa è che prima o poi mi scioglierò nel nulla! Spero solo che rimanga qualcosa di me quando il padrone spesserà l'incantesimo. Dindon gli dà una pacca sulla spalla in un fugace slancio di amicizia. Resisti, vecchio mio. Dobbiamo resistere. Ah. Ma che meraviglia. A questo punto Ben entra e inizia a vagare per il castello. Ma che bravi che siete. Ci è piaciuto. Ci è piaciuto molto e sembrava di essere veramente... Noi abbiamo visto lo spettacolo, per cui ci ricordiamo in che punto è successa questa cosa, ma siete veramente straordinari. Bravi. Attori straordinari, voci straordinarie. Effettivamente anche in radio rendete mica male. Va bene. Vabbè, tanto adesso le repliche della Bella Bestia vanno avanti a oltranza. Sì, a oltranza. Poi quando volete riposarvi un po' e venire a fare un po' di radio, facciamo Dindon e Lumière Death Entertainment. Esatto, il titolo della futura trasmissione. Andiamo in pubblicità, dai Ricky. Torniamo tra poco con Emiliano e Simone, che sono Lumière e Dindon della Bella e la Bestia, in scena al Teatro Nazionale di Milano. Finché c'è gente, a vita. Che c'è vita, c'è speranza. Beh, ci sono spettacoli in America che hanno replicato per 10-15 anni, per cui succederà anche a noi. Andrete in pensione. E io che pensavo che Robbie Williams fosse guarito, nel videoclip di questa canzone è vestito da Bianconiglio. Andiamo bene. Tanto per rimanere in tema di favole. Allora siamo con Lumière e Dindon e ci stavano raccontando che fanno ancora le prove nonostante siano già 2 mesi che sono sul palco con La Bella e la Bestia. Ebbene sì. Sì, no. Non si smette mai. Non si smette mai perché lo spettacolo, come dire, non vive di vita propria, cioè vive di cure, è proprio come un giardino, diciamo, va curato. Ma le prove d'armonia in cosa consistono? Beh, per esempio, vuoi spiegarlo tu, mio? Sei più cantante dei due. Alle quali prove di armonia non ero presente. Non ne hai bisogno? No, perché in realtà proviamo sezione per sezione, quindi diciamo che ieri ci sono state le prove dei baritoni e dei mezzosoprani, se non sbaglio. Baritoni e mezzosoprani, cioè quando sentite quei cori meravigliosi tipo, che non sono registrati, sono del vivo, siamo in 45 a cantare fuori e dentro il palco.
quando li sentite in realtà voi sentite un bellissimo impasto, ma ognuno fa una linea diversa, certo, praticamente. Esatto. E quindi ieri abbiamo... tutte queste armonie necessitano di messe a punto. Esatto, un po' come la macchina, bisogna ogni tanto controllare acqua e olio. Regoli il minimo. Ecco, diciamo che questo spettacolo straordinario, La Bella e la Bestia, è tutto, tutto, tutto dal vivo. C'è tutto. L'orchestra nella buca nascosta. Sì. Perché se uno va al Teatro Nazionale e dice dove sono i musicisti? Sono sotto il palco. 14 elementi d'orchestra. Esatto. Sono bravissimi. E riescono a realizzare effetti pazzeschi. Veramente. Perché... suonano per 40. Sì. Assolutamente. Se non sbaglio, in precedenti edizioni dello spettacolo erano proprio, credo, una quarantina di elementi. Inizialmente sì. Poi si sono resi conto che potevano essere anche un po' meno e lavorare un po' di più. Infatti, il nostro batterista, noi lo chiamiamo Erpiovra. Perché è sia batterista che percussionista e fa tutto da solo. Quindi passa da uno strumento all'altro. Esatto. Noi sospettiamo che abbia dei tentacoli nascosti sotto la maglietta. Esatto. Perché chissà, fa veramente dei suoni meravigliosi. Chi può sapere? Chissà. Allora, adesso c'è un po' di pubblicità, poi torniamo e insieme a Emiliano Geppetti e Simone Leonardi, Lumiere d'Indon, due attori, due personaggi, loro sono gli attori che li interpretano, della Bella e la Bestia, e raccontiamo un po' come cosa succede poi anche un po' dietro le quinte. Perché qualche aneddoto ce lo potete svelare? Vedremo. Va bene. Non ricordo chi ha detto che più l'ascolti e più diventa bella questa canzone di Whitney Houston. Comunque chiunque l'abbia detto è vero. Sì, l'ha detto Nicoletta. Lo confermiamo. Guarda, a proposito di Nicoletta, la nostra Valeria anche oggi sostituirà Nicoletta, che non sta tanto bene, quindi sarà qui anche tra le 17 e le 19. Ma torniamo ai nostri ospiti, Emiliano Geppetti e Simone Leonardi, rispettivamente Lumière e Dindon della Bella e la Bestia. Ci hanno promesso qualche aneddoto durante le prove o durante lo stesso spettacolo, qualcosa che vi è capitato, perché siete talmente tanti su quel palco che è bello, nuovo, perché è un teatro nuovo, sì, teatro nazionale, certo, è tutto nuovo, ma che succede? Ma avete dei costumi molto ingombranti, tutti. Assolutamente. Tendenzialmente. Non possiamo sì raccontare aneddoti della nostra vita privata. No, di Lumière e di Indon, di quello che succede tra loro due. No. Ma possiamo dire che effettivamente siamo un po' ingombranti. Beh, potremmo dire innanzitutto che tu, al momento in cui ti togli il tuo costume, chiedi tendenzialmente di perdonarti tutti i peccati che hai fatto nella vita, perché dovete sapere che lui si inginocchia dietro e gli tolgono. Io quando vado diciamo dalle nostre carissime costumiste, che ringraziamo, esatto, sempre, sono meravigliose, io cado in ginocchio, boom, e comincio, esatto, a pregare, e quando loro sentono il Padre Nostro accorrono, magari stavano prendendo un caffè, accorrono e mi spogliano e ti smontano. E considerate che questa cosa avviene dopo 2 ore e mezza di spettacolo, quindi, esatto, è veramente esausto. È una preghiera, e faccio anche l'atto di dolore. Ma poi abbiamo anche, c'è anche la Madame de la Grande Bouche, che è questo comodone praticamente gigantesco, che Gabriella Zanchi, diciamo. Gabriella Zanchi, che sì, è meravigliosa, perché la nostra collega, grande cantante, una grande, sì, cantante, una grande attrice, e noi praticamente una volta stavamo facendo una prova generale e doveva essere un filato significa nessuno fermi lo spettacolo e quindi una volta praticamente si andava avanti, ma non Madame Grande Bouche doveva entrare, non entrava, abbiamo sentito una voce: mi sono incastrata. Era incastrata dietro le quinte, perché dovete sapere che durante le quinte, tu me lo puoi confermare, Emiliano, che no? Cosa? I morti e i feriti che ci sono. Assolutamente. Perché c'è buio pesto. C'è buio pesto, abbiamo dei costumi che sono 2 metri per 2 tutti quanti, quindi facciamo degli scontri. È uno scassa 15. Ecco, diciamo. Conoscete, anche tu. No? Già, tu lo conosci già quello scassa. Certo. Come no? Ci si deve organizzare, perfetto. Ci vuole empatia. Meno male che ci vogliamo tutti un gran bene. Stiamo vicini. Allora, è veramente uno spettacolo da vedere. Tanti amici ci stanno scrivendo che l'hanno già visto e prima, sentendovi interpretare quello spezzone, sono tornati come noi, proprio bambini, e come se fossero lì al Teatro Nazionale. E tanti che hanno già preso i biglietti e, sentendovi sempre, dicono: deve essere una cosa meravigliosa. Avete, diciamo, proprio ragione. È proprio così. Tra l'altro, possiamo darvi in anteprima, stiamo organizzando un concorso. Appunto. Noi di Rete 105, in collaborazione con
la produzione La Bella e la Bestia, nella persona della produzione della Bella e la Bestia, certo, vi faremo un bel regalo. Devo comprarmene anch'io. I giorni di ferie vado a vedere La Bella e la Bestia. Bellissimo. Bene. Va bene. Allora, siccome staremmo ore e ore e ore a chiacchierare, ma certo, tempo, ma non si può. Tu mi insegni il tempo e tiranno. Il tempo è tiranno. Essendo tu din don, salutiamo e ringraziamo Emiliano Geppetti e Simone Leonardi, ovvero Lumiere e din don della Bella e la Bestia. Bravi, bravi, bravi. Grazie. Andate a vederli. Torneremo a vedervi perché dicono che sia sempre meglio, questo spettacolo cresce man mano. Ancora una volta è vero. Allora, se dovessimo far salutare Lumiere e Din Don, come ci lascerebbero? Come ci lascerebbero, Simo? Din Don che direbbe? Lumiere, per favore saluta il pubblico, dai forza, troppo. Certo. Presto venite al Teatro Nazionale di Milano. Vi aspettiamo. Non esagerare, sei sempre il solito esagerare. Ma sta zitto. Grazie. E complimenti ancora Emiliano e Simone. E adesso attenzione.